Per la seconda giornata del campionato di Serie C2 Calcio a 5, Girone C, oggi si affrontano a Nettuno la formazione di casa, l'Ele Nettuno contro il Frosinone. Formazione schierata in campo in attesa del calcio d'inizio. Pallone spostato a Frosinone, potrebbe essere una buona opportunità per il Nettuno. Pallone sul destro, il tiro. E il pallone viene salvato sulla linea dal numero 3 della formazione ospite. Con Leopardo Cristian. Il Nettuno allora ricomincia. Tocco dentro, legge bene azione. Lotti cerca spazio per il tiro. Pallone sul fondo verso Campus. Campus ricomincia da Celliti. Con Leopardo largo sulla destra. Schema chiamato. Con Leopardo va sulla destra, potrebbe provare il tiro. Arriva il gol del numero 3. Con Leopardo il gol per il Frosinone, che passa in vantaggio al minuto numero 13 del primo tempo. Rimessa a favore del Nettuno, battuta sul secondo pallo per il 9. Ancora con Leopardo, sarà la terza chiusura decisiva che effettua in questo match. Calcio punizione affidato a Mastroianni, che allarga verso Ceci Marco, che prova il tiro. Arriva la gran parata, pallone che viene allontanato. Ora chiuso da Origlia, il numero 3 del Nettuno. C'è un fallo, l'arbitro applica il vantaggio. È 2 contro 2, pallone allargato verso Cori. Cori, il tocco detto per il 14 del Nettuno. Ed è il gol del pareggio. Ha segnato con il numero 14 De Petris Cristian. Sarà calcio punizione che verrà battuto proprio da Celitti Filippo, con tutti gli uomini a ridosso dell'area di rigore del Nettuno. Arriva l'occasione e arriva la doppietta di Collepardi o Cristian, che con il mancino trova il secondo palo. 2-1, doppietta per lui, per Collepardo Cristian. Collepardo, pallone sul sinistro, se lo sposta, allarga. Campus cerca l'uno contro uno, De Petris su di lui. Campus, ottimo il gioco di cambio, il tiro. Arriva la parata da parte del 99 del Nettuno, Milani Luca. Pallone verso Ceci. Ceci, uno contro uno contro il pivot del Frosinone, che ricomincia. Ceci, il tiro ribattuto ancora. Pallone che a quel punto esce. Rimessa laterale allora, neanche angolo. Affronta l'11, uno contro uno. Campus, arriva il tiro. Sotto porta De Franceschi. Non riesce a correggere il tentativo del compagno di squadra in rete. Largo invece De Carolis Mattia. Mastroianni va da De Carolis, di tacco. De Carolis pareggia con un grandissimo gol ed è il 2-2, è un altro schema, bellissimo schema da punizione. De Carolis trova il gol del pareggio e siamo sul 2-2. Celliti Filippo tenta il numero e lo trova con Leopardo, che tenta il tiro deviato e il pallone entra. Con Leopardo, sempre lui il protagonista dei gol del Frosinone. C'è stata però una carambola che ha tratto in inganno il portiere Milani. E allora 3-2, durato pochissimo il momentaneo pareggio. Si riparte 3-2, con Leopardo, ancora lui. Arriva subito il gol del pareggio. È una partita che non si ferma mai. Ha segnato la doppietta di De Petris subito dopo il gol del 3-2. Incredibile ciò che sta succedendo. Cellini ricomincia ancora da Collepardo. Collepardo sulla destra, prova il tiro. Pallone che esce di poco. Cincinnato, allarga verso Mastroianni. Movimento di Cincinnato. Mastroianni tenta il tiro deviato, ma ancora viva. Origlia sul sinistro, il tiro di De Franceschi, che dopo il gol divorato sotto porta non riesce ancora una volta a trovare la via della rete. Valenti libero. Collepardo, uno contro uno, largo per il portiere, libero, il pallone rimane lì, che nessuno riesce a spingere in porta, e subito tenta il tiro dalla porta sguarrindo. La panchina del Nettuno attacca la squadra ospite, il tocco dentro per Valenti. Milani in uscita, non è finita. Valenti, arriva il gol del 4-3, esce anche la panchina, manca poco ormai, 4-3 da parte del Frosinone. Valenti, pronto De Carolis. Fischia l'arbitro, pallone sul destro, va De Carolis sul fondo, il Frosinone vince 4-3 la partita contro il Nettuno, vittoria per gli ospiti, seconda vittoria consecutiva. Perde l'esordio stagionale in casa il Nettuno per l'errore di De Carolis dal tiro libero, partita bellissima.